L'Hotel du Lac et du Parc di Riva del Garda ha inaugurato ieri due nuove realizzazioni: il ristorante, denominato Area Cooking Restaurant, e la piscina Cristallo, che ha trovato spazio nell'area del giardino ad ovest. Numerose le autorità convenute, tra le quali il sindaco Mosaner, l'assessore Tiziano Mellarini e l'architetto Alberto Cecchetto. L'Hotel du Lac è una struttura storica che è importantissima per la città di Riva. Una struttura non solo storica, è una struttura che traguarda quasi l'Ottocento, quindi una struttura che ha fatto decine e decine e decine di anni di storia del turismo rivano, ha visto passare generazioni di ospiti, di turisti, ma sempre calata nella realtà e integrato assolutamente nel nostro territorio. Non è una struttura di riferimento solo per Riva, ma è una struttura di riferimento per il Lago di Garda e anche per l'intero Trentino. È sempre stata la punta di diamante dell'hotelleria, lo rimane. Adesso abbiamo anche però Riva un altro hotel 5 stelle che è importante e quindi penso che la Riva sia dotata di strutture meravigliose. Questo è un adeguamento fantastico e evidentemente un ringraziamento va alla famiglia Pederzolli e anche alla famiglia Zontini che l'ha preservato nel tempo per dare una risposta sempre migliore all'offerta turistica trentina. Hotel du Lac è una struttura importante che sa stare al passo coi tempi e che ha fatto degli importanti lavori per accogliere sempre meglio i turisti a Riva del Garda. Noi quest'inverno, è stato un inverno difficile, abbiamo avuto poco tempo per fare tanti lavori. Ci siamo principalmente concentrati su questa zona, quindi abbiamo rifatto una parte di hall con l'uscita verso il parco, abbiamo rifatto, ristrutturato il ristorante Aria e dato un nuovo format a questo ristorante e, cosa più importante, abbiamo costruito una piscina coperta all'interno del parco. I programmi però non sono finiti perché già nei prossimi 2 o 3 anni avremo da ristrutturare alcuni piani della struttura principale per poi sviluppare e finire tutto il percorso che dal Dulac porta a Viale Rovereto, quindi tutto l'affaccio del Dulac su Viale Rovereto. Un hotel che si trova comunque in una posizione strategica, la fascia lago, quale sarà il futuro di questa zona? Ma io penso che il futuro di per sé è in parte consistente già segnato, nel senso che tutte le strutture alberghiere sulla nostra fascia si sono modernate, a partire dall'hotel Oasi per arrivare qua all'hotel Lido ci sono. Abbiamo fatto alcune parti anche come amministrazione, col sistema delle ciclabili, con l'intervento al Porto San Nicolò, Palazzo dei Congressi, il progetto del Palazzo dei Congressi è già licenziato, basta che i lavori possano partire, che la provincia li faccia partire. Sulla Miralago stiamo ragionando. C'è da affrontare il tema dell'area accattoio, evidentemente che è uno dei temi importanti, ma non è il fondamentale, perché se no ci dimentichiamo che la fascia lago non è solo l'area accattoio, è una cosa. Qua siamo nel luogo che è testimonianza di cosa può essere anche la fascia lago. Uno dei parchi più belli che abbiamo nella nostra comunità, preservato nei secoli sostanzialmente dalla famiglia Zontini e Pederzolli. È un albergo che penso sia straordinario. Questa, anche questa è fascia lago. L'Hotel du Lac è una struttura importante che ha visto un rinnovamento e che ha bisogno comunque di architettura per essere bella. Ma sa, è la dannazione e la fortuna degli architetti, nel senso che il grande tema è quello di realizzare delle cose perché poi il giudizio emerga e sia cosciente. In questo caso il tema è molto difficile, ma sarà il tema del futuro. Strutture che esistono e che andranno continuamente trasformate. Oggi la città non cresce più, lottizzazioni si dovranno più fare, l'aggressione alla campagna non dovrà essere più legittimata e quindi i nostri giovani dovranno lavorare sulle trasformazioni. L'Hotel du Lac in questo caso bisogna fare un progetto generale, però inserendolo, lavorandolo per parti. E su questo tema ovviamente le difficoltà aumentano. E queste difficoltà significa che bisogna cambiare atteggiamento. L'atteggiamento deve diventare molto più creativo. E dicevo prima che la creatività, un neurologo come Boncinelli, che Edoardo Boncinelli, che studia le cellule del cervello, per capire quali sono le relazioni tra le parti dell'intelligenza, dice che bisogna diventare più creativi perché l'intelligenza è sufficiente per risolvere i problemi, quelli dell'ordinario.
ma la creatività è indispensabile per tutti gli imprenditori, per tutti gli amministratori e soprattutto per gli architetti, perché la creatività ha una condizione che è quella di finding problem, cioè la condizione di individuare in anticipo, con anticipo di anni, quali saranno le questioni del futuro. E questa è una scommessa che tutti ormai dobbiamo fare, avendo la speranza da parte di tutti che il futuro sia la cosa più importante per noi. Grazie. Un albergo che si trova in una zona cruciale, la fascia lago di Riva del Garda, che è una zona che ha dei progetti di notevoli cambiamenti, insomma. Quale sarà il futuro per questa zona? Ma sa, quando io sono arrivato vincendo un concorso per l'hotel Lido Palace 13 anni fa, abbiamo fatto riunioni con tutti coloro che oggi ancora, con oggi parliamo, e tutti eravamo convinti che i problemi fossero abbastanza chiari: il viale Rovereto, il parco del Garda che deve diventare un patrimonio di tutto il Trentino, ma di tutto il Garda, e tutto questo va progettato, riadattato, riorganizzato. E su questo i temi sono quelli noti, voglio dire, adesso non ce ne sono molti di più, erano chiari 13 anni fa, solo che la difficoltà è dare delle risposte corrette. Io credo che però è giunto il momento, e sarà il momento, per fare un ragionamento complessivo che vada da Riva del Garda a Torbole, e questo non lo farò io, lo faranno altri, però credo che il tema della fascia lago sia estendere un progetto generale, un ragionamento da Torbole a Riva del Garda, e poi su questo attivare le energie positive che possano implementare la qualità di tutta la fascia lago. Avere insomma il coraggio di cambiare e di fare cose nuove. Ma sa, questo è inevitabile. Io ho i capelli bianchi, ho fatto un trapianto di midollo, so che ogni giorno del futuro sarà importante, è molto più importante del passato, la biologia lo decreta, e l'idea della conservazione non è di stare fermi, perché quella non è conservazione, quella è non capire come sarà il futuro. La conservazione va progettata, la conservazione e la riqualificazione richiede continuamente un aggiornamento delle idee, e chi si rifugia nella conservazione è perché ha paura del futuro. Quali sono i numeri dell'hotel Du Lac? Il Du Lac Dieu Park and Resort, sia nell'arco della sua operatività, che va da marzo ai primi giorni di novembre, viaggia su un'occupazione del 78-79%, tenendo conto che ha una potenzialità di 254 camere, e nella sostanza noi ospitiamo nell'arco della stagione circa 115.000 ospiti. E quanto personale avete in forza qui nel vostro albergo? Con noi collaborano nel momento di massima occupazione, raggiungiamo le 185 unità, che possono scendere leggermente, ma parliamo di 5, 6, massimo 10 unità nel periodo di bassa stagione. Un ruolo importante lo ha anche la scuola alberghiera, che sforna delle persone, di ragazzi qualificati, che poi possono trovare occupazione anche da voi. Decisamente sì, infatti noi abbiamo una collaborazione piuttosto profonda con le scuole alberghiere, tanto che nell'arco della stagione ospitiamo decine e decine di studenti nei vari reparti che completano un percorso formativo di sicuro interesse.